Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game. Siamo qui, F1 2014, a Shanghai, pronti per vedere questa gara fenomenale. Si parte? Uscita dai box, pronta. Ecco qui, in pole position, Fernando Alonso, Nico Rosberg in seconda posizione con Lewis Hamilton e Fernando Alonso è sesto. Dopo il podio nell'ultima gara, vediamo se riesci a ripeterti. Vediamo. Vai! Quattordici giri deve fare. Oh, Rosberg mi ha già sorpassato. Ma ti devo riprendere qua in curva. Oh, non volevo sbattergli contro. Perché non ci sono i danni reali. Non so se più avanti saranno sbloccati o devo cambiare qualche impostazione. Devo capire questa cosa. C'è un bel distacco, eh. Primo giro! Ho dimenticato che c'era la curva! Quanto tempo ho appena perso! Devo sempre prendere un paletto, DRS attivo in questo giro, attento, i piloti entro un secondo di distacco potranno usarlo per sorpassarti. Hai effettuato il giro più veloce, complimenti. Ma devo migliorarlo. Grazie.
vantaggio di 6 secondi sulla vettura alle tue spalle. Continua a spingere. Benissimo. Che fra due giri Rosberg dovrà effettuare una sosta ai box. Benissimo. Continua a scaldare le gomme, scalda le gomme. Ok, dai. Migliorato il tempo, chissà se quindi faccio 1,45 oppure 1,44. C'è quasi 12 secondi di distacco da Rosberg, che adesso deve entrare in box. Io ancora no, forse alla fine del prossimo giro. Ho preso male la curva, perché? Ero troppo spinto, non so. Hanno rimesso il paletto. Ok. Intanto però mi sono accorto di aver fatto un altro tempo buono. Il
gap fra te e Rosberg sta crescendo alla svelta al ritmo di circa 3 secondi a giro. Wow! Quindi ho tutto il tempo di entrare ai box e ripartire e restare in prima posizione automaticamente, perché ai box resto meno di 12 secondi, penso. Vabbè, però c'è anche l'entrata ai box. 12 secondi ti separano dalla vettura alle tue spalle. Quindi ho tutto il tempo poi per recuperare la prima posizione uscendo dai box. Quell'entrata lì, credo di essere riuscito solo una volta a entrare bene in maniera perfetta. Oh, c'è qualcun altro lì che sta arrivando. Si riparte? Sono ancora in prima posizione, dai. C'è una macchina che sta arrivando. Ok. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. No, non c'è traffico. Sono terzo. Altre tozze ai box, cerca di preservare i pneumatici. Ok. Rosberg è primo. E io quarto. Oh, devo raggiungere e superare Alonso. La tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, siamo molto contenti. Benissimo. Ora devo il distacco dalla vettura davanti a te è di circa 4 secondi. Quindi ci vorranno forse due giri per raggiungerlo. 2, 4, 6 giri, 13. Pensavo che stesse andando meglio. Cioè, dovrei tornare primo in teoria fra il 13° e il 14°, cioè, giro. Com'è questa storia? Niente DRS? Eccolo, eccolo, eccolo. Ecco Alonso. Oh, è entrato in box. Grazie Alonso per avermi concesso il terzo posto. La vettura che ti segue ora monta pneumatici duri, sembra che effettuerà uno stint lungo. Sono tornato primo. Quindi erano i box gli altri due. Benissimo. E chi più mi riprende qua? Non c'è gente seduta lì.
Non ho tirato molto pubblico questo tracciato. Wow, 14 secondi di separazione. Ok. Ho migliorato ancora il tempo. Un secondo e mezzo, questo significa che potrei tornare a fare un minuto 44 alla fine di questo giro. Devo stare concentrato. E comunque durante le prove di qualificazione facevo dei bei tempi anche perché potevo attivare il DRS che mi faceva andare un po' più veloce. Siccome non ho nessuno davanti da sorpassare, non riesco ad accelerare come durante le prove. Quasi 16 secondi mi separano da Rosberg. Perso tempo. Ah, stavo per migliorare. Ho migliorato il tempo. Oh. Oh, 1 minuto 45. So che si può fare di meglio. Mezzo secondo. Di miglioramento.
C'è una zanzara che sta circolando proprio adesso. Ho preso il ritmo. Ok, sono rimasto in pista questa volta. Ho migliorato il tempo? No. Questa zanzara che sta girando può essere pericolosa. Meno male che ho il casco. Ma no, non ho il casco davvero, solo virtuale. Sei più veloce di un secondo al giro rispetto al pilota dietro di te. Non ho capito bene, ma va bene. Zanzara mi sta rovinando la guida. Ecco un rettilineo piccolo ma buono. Ok. D'accordo. In sostanza non devo più badare al tempo. L'idea di battere il mio record, il mio tempo, deve andarsene. Secondi quasi di distacco. La vettura alle tue spalle ha 20 secondi di ritardo. Benissimo. Ho migliorato il tempo? Sì. E questo è l'ultimo giro. E pensare che non stavo cercando di battere il mio tempo. Sto per doppiare qualcuno, mi pare.
non la doppio, troppo lontana. O forse sì. Non dovrei doppiarla proprio. È finita, è finita. Forse è migliorato anche il mio tempo in questo ultimo giro. Ok. Incredibile, pole vittoria, un vero trionfo. Sì, però Fernando Alonso è arrivato sesto. Ecco qua i tempi. Settimo giro, anzi, forse è perché mi ero fermato ai box. 1:45.947, no. Non solo, ma io sono il primo posto nel campionato dei piloti. Sono il miglior pilota al mondo in questo momento. Ho superato Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, Fernando Alonso e si è fermato in quarta posizione per ora. E poi la scuderia Ferrari al primo posto. Ha superato l'Infinity Red Bull Racing. Oh yeah. Allora, io continuo a vincere. Io ho dimostrato per la seconda gara consecutiva di essere in ottima forma. Non dice perfetta, però. Vincere un gran premio nel campionato d'esordio è davvero difficile. E vincerne due, anche uno di seguito all'altro, è sensazionale. Nella prossima corsa tutti gli occhi saranno puntati su di me per vedere se riuscirò nella tripletta. Oh! La carriera sale, di sicuro. Allora, email. Parto dall'ultimo. Due sono le email, quindi. Ah, il prossimo percorso sarà Circuito di Barcellona, Catalunya. Che bello quel rettilineo lì. Ed è quello del partenza dell'avvio. Poi ci sarà un altro. Bene, allora un po' di informazioni. Che bel risultato in Cina. Non potevamo proprio chiederti di più questo weekend. Divertiti nel resto del fine settimana, Rob. Ok. Cioè, ho il doppio dei punti rispetto al mio compagno di scuderia. Benissimo. Proiezione classifica finale. Primo. Si aspettano che io quindi arrivi primo. Va bene. Notizie. Ok. Classifiche. Impostazione. Ok. Allora, diciamo che abbiamo fatto tutto per oggi. E in sostanza sta per chiudere tutto quanto. Allora, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!